benvenuto, do il benvenuto a tutti naturalmente. Chi non mi conosce, devo dire che io sono l'autore di un lavoro sul nuovo ordine mondiale, quello che oggi comunemente si chiama nuovo ordine mondiale, che è un lavoro di 1042 pagine in tre volumi, che io ho messo insieme proprio durante la pandemia. Mi sembra nel capitolo 4 di questo lavoro riporto una corrispondenza tra proprio Giuseppe Mazzini, il nostro Mazzini, e Albert Pike, che nel 1870, circa quel periodo lì, predissero tre guerre. La prima guerra mondiale, che era stata realizzata sostanzialmente per fare fuori lo zar di Russia. La seconda guerra mondiale era stata fomentata e realizzata per far fuori il nazifascismo, e la terza guerra mondiale che si sarebbe poi avuta, nella quale ci sarebbe stato uno scontro, diciamo così, globale, causato dal problema Israele tra gli stati musulmani e quelli cristiani, che si sarebbero combattuti fino alla fine. E ecco, la cosa che sorprende è che la prima guerra mondiale c'è stata e si è realizzata proprio come l'hanno prevista loro, la seconda guerra mondiale esattamente nella stessa maniera, e sembra a questo punto che anche la terza guerra mondiale abbiano un po' previsto tutto questo. Quindi c'è da chiederci se questi erano delle persone che vivevano proprio, che vedevano il futuro e l'avevano in un certo senso anche a livello profetico proprio previsto, oppure se queste guerre sono state il frutto pianificato del pensiero di alcuni. Ecco, questo dubbio effettivamente viene, perché prevedere una guerra ci sta, prevederne due così e così, ma prevederne tre, come in effetti sembrano poi realizzarsi, è una cosa abbastanza difficile anche dal punto di vista statistico da credere. Ecco, quindi come vedi, il tuo ragionamento è giusto, è sicuramente prematuro, però dobbiamo tenere presente che tutto ciò che avviene nella nostra vita, quindi i problemi dei virus e delle vaccinazioni, il problema del riscaldamento globale, della sovrappopolazione, delle guerre, della protezione dell'ambiente, fanno tutte parti, sono tutti progetti che fanno parte di un progetto più generale che si chiama Nuovo Ordine Mondiale. Ciao Giancarlo, buonasera. Io man mano saluto i miei, Ciao, se non ti ciao dispiace. Massimo, ciao. Ciao. Notizia, è notizia gli ultimi diciamo 10 minuti che lo Yemen ha dichiarato ufficialmente guerra a Israele. C'è stata una dichiarazione di guerra dello Yemen, soprattutto quello con gli aiuti a Israele. Quindi già un minimo di allargamento del conflitto c'è stato. Poi è chiaro che bisogna capire se rimarrà un fattore regionale o un fattore. E diciamo, si estenderà ad altro. Io ritengo una cosa che certe dinamiche, se uno conosce la storia, conosce anche chi c'è dietro, queste cose non sono poi così impossibili da identificare. Io personalmente, già anni fa, insomma, parlavo con tanta gente, insomma, che diceva appunto che prima o poi gli americani saremmo andati in guerra con i cinesi, quindi questa guerra sarebbe andata qualche modo a prendere sotto il fuoco, cioè, avrebbe prima iniziato nei paesi satellitari, cioè paesi secondari, che sono i paesi che sono diciamo, in bilico tra una parte e l'altra, sono i paesi dove ci sono le faglie, diciamo, tra le zolle di controllo delle due grandi potenze, lì sono nate chiaramente le guerre. Quindi la cosa faccio vedere. È chiaro che un conto se lo fai 10 anni prima, un'analisi del genere che è fattibile, un conto se come tu raccontavi con Mazzini parliamo di 800, allora se mi dici 50 anni fa è un altro paio di maniche.
farlo adesso, cioè ci sta che uno 10-20 anni fa potesse ipotizzare, anche per esempio se uno conosce quello che è stato l'11 settembre è nato appunto come un tentativo d'americano di entrare, di controllare il Medio Oriente, controllare anche l'Afghanistan, che è una nazione interessante, cioè è una nazione che sta proprio a metà tra Cina e Russia ed è un avamposto per il controllo di tutte e due nazioni. Quindi diciamo, quando uno già ha visto, cioè uno dice è stato 11 settembre, hanno fatto quello che hanno fatto per arrivare a controllare l'Afghanistan, qual è il motivo di arrivare a controllare l'Afghanistan? Certo, è chiaro di avere una nazione che sia chiaramente un avamposto di controllo delle due nazioni, che avremmo potuto dare in futuro grandi problemi all'America. Quindi diciamo, le analisi con 20 anni anticipo si potevano fare. Certamente, ripeto, queste persone fanno analisi diciamo con tempistiche molto sospette, quindi posso dare adito a diverse analisi. Aggiungo una cosa, chiaramente, che secondo me il destino non è scritto, non è che loro hanno definito in totale quello che avverrà. Loro chiaramente fanno delle previsioni, cercano che quelle previsioni di farle maturare, di farle avvenire. Poi potrebbero benissimo trovare delle deviazioni e magari andare fuori rotta. Ecco, io penso che poi quello che loro hanno scritto, che loro sono certi che le cose vanno in un certo modo, questo io francamente non mi vede convinto. Io credo che ci saranno molti problemi, molte difficoltà nel raggiungere i loro obiettivi. E in questi problemi, chiaramente, chi ha una che ha capito la situazione si può inserire per creare un suo progetto alternativo, che è un po' quello che siamo qui a discutere. Ok, vai pure Max, sta arrivando un po' di gente, siamo già un po' di gente si è aggiunta, mi auguro che ne arrivano altre, insomma, perché la diretta è molto interessante. Vai pure Max. Ti ringrazio. Stai registrando, Flavio? Sì, sto registrando, poi magari benissimo. Taglio, adesso magari la prossima parte qua verrà tagliata, valutiamo, vai. No, se registri sono tranquillo, non ci sono problemi. Allora, ovviamente saluto Luca e scusatemi se magari non riesco a salutare tutti perché non mi rimane. Buonasera a tutti. Ciao. Allora non mi rimane facile. Beh, sì, allora dunque, vediamo un po'. Sì, ti volevo dire una cosa. In effetti, quando noi si vedono operazioni di questo tipo, bisogna sempre domandarci a quale scopo, perché lo fanno. Cioè, le guerre si fanno per tante ragioni, però si fanno, ecco, questi due esempi possiamo prendere, quello dell'Afghanistan e l'Iraq incluso, no? Cioè queste due invasioni che sono state negli anni passati, e anche il discorso Gaza, hanno un chiaro interesse economico. Pochi sanno che l'Afghanistan è una delle nazioni più ricche di minerali al mondo. Hanno trovato quasi tutto. Siamo a livello di Russia, siamo a livello della stessa Tanzania, cioè sono nazioni nelle quali si trovano tutto. Ora si trova quasi tutto. Non so se hanno trovato il petrolio, però hanno trovato litio, hanno trovato tantissime cose. Chiaramente, cosa succede? Stesso discorso di Gaza. Di fronte a Gaza, cioè in mare, territorio, mare palestinese, hanno trovato un enorme giacimento. Ora non sono sicuro al 100% se si tratti di petrolio o di gas, comunque c'è un enorme giacimento ed è chiaro che finché non entrano in possesso di quel territorio lì non possono fare niente, no? È evidente. Quindi ci sono sempre degli interessi economici, così come c'erano dietro all'Iraq, è evidente. Poi, ora, il discorso quindi dell'interesse economico è molto interessante e ora vi spiego perché. Dietro a tutte queste operazioni qui ci sono delle multinazionali, che non sono necessariamente le multinazionali che vendono le armi, sono delle multinazionali in genere che a un certo punto hanno bisogno di espandere i mercati, perché i mercati nei quali operano, diciamo così, quelli occidentali, all'occidentale, sono ormai saturi e quindi loro hanno bisogno di crearsi dei nuovi sbocchi, dei nuovi,
delle nuove nazioni da, tra virgolette, conquistare, ovviamente portandoci la democrazia, no? Perché noi facciamo queste cose per portare la democrazia nel mondo, va bene? E automaticamente si aprono nuove opportunità e nuovi mercati. Ecco, questa cosa è una cosa che è risultata evidente, si sanno queste cose qui, però io sto lavorando, ve lo dico perché ci sto lavorando in questo momento, su un volume che sarà poi allegato come quarto volume alla trilogia, perché io nella trilogia riporto la testimonianza di tantissimi autori americani, quasi completamente sconosciuti, a coloro che ci ascoltano in questo momento, che sono autori già controversi in America, alternativi, cospirazionisti, poi parlano tutto in inglese, le cose in linea di massima in Italia arrivano dai 5 ai 10 anni dopo rispetto a quando sono dette in America. Dico, informo chi non lo sa, che io ora vivo in Tanzania da 2 anni e mezzo, però ho passato gli ultimi 20 anni a New York, dove avevo un'attività, e quindi ho potuto seguire tutte questi autori, perché io dal 2004 non guardo più la televisione e quindi ho avuto un po' di tempo per approfondire tutti questi argomenti, perché a me mi interessano le cose un po' diverse, no? Le cose che sono un po' strane, le cose che, sulle quali magari si deve riflettere, e infatti il mio sito si chiama menteaperta.net, chi vuole maggiori informazioni su tutto può anche visitarlo. E quindi io sono sempre stato interessato dalle cose strane. Ora, questo quarto volume è un lavoro che sto mettendo insieme, su quale sto lavorando, perché ho trovato due filoni, tra virgolette, diciamo così, di interesse. Uno è relativo alla BIS, Bank of International Settlement, o BRI, che sarebbe la banca dei regolamenti internazionali, oppure anche la banca cosiddetta delle banche, di cui non si sa praticamente quasi niente, che ha sede a Basilea in Svizzera. Ho trovato questo ottimo libro che mi è stato suggerito da un amico che mi segue, perché ho due canali, appunto, no? Su Telegram, uno per la consulenza oro il sabato alle 9 e l'altro per il piano B, piano C, per venire in Tanzania, diciamo così, il mercoledì alle 19. Allora, un amico mi ha segnalato questi volumi, ho letto il primo, nel primo libro della BIS si fa riferimento, che si chiama The Tower of Basel, la torre di Basilea, si fa riferimento ad un altro piccolo opuscolo che è stato pubblicato in America nel 1942, dove si parla di una, ora non posso fare il nome in questo momento, lo farò poi nei miei interventi, perché sto già programmando tutti gli interventi con l'amico Baldo Croce, poi ne parlerò anche sui miei canali, quindi chi è interessato mi può sicuramente trovare facilmente, una grande azienda farmaceutica che a un certo punto ha iniziato a lavorare su una espansione, una vera e propria espansione che dall'Europa l'avrebbe poi portata in tutto il mondo. Ecco, questa espansione è stata, tra virgolette, facilitata, diciamo così, dall'avvento del nazifascismo, del nazi, come si chiama quello lì in tedesco, di Hitler. E Hitler ha cominciato a fare la guerra, è finanziato anche da Wall Street, quindi dagli americani. Ha messo insieme una potente, no? Una potente macchina da guerra, ha invaso la Cecoslovacchia da una parte, poi il Belgio, l'Olanda nel frattempo ha diciamo saccheggiato, si è preso tutto l'oro delle varie banche centrali e l'ha messa proprio nella BIS di Basilea. Ecco perché queste due cose sono anche collegate. Nel frattempo hanno conquistato un paese, questa azienda è entrata all'interno del paese e ha, tra virgolette, confiscato le aziende di interesse in questo paese. Ora, è chiaro che, cioè, detto così,
sembra una cosa un po' anche un po' strana da capire, un po', ma hanno lavorato talmente tanto bene, a mio avviso, che le conclusioni non ve le dico adesso, perché vi voglio lasciare un po' in sospeso, no? Così magari successivamente, quando io potrò presentare tutto il lavoro in maniera organica, capirete le cose un pochino meglio. Però sicuramente si torna a quello che si diceva prima, per cui tante volte si usa la macchina militare semplicemente per aprire nuovi mercati, e loro l'hanno fatto anche lo stesso 11 settembre con quello appunto che è successo dopo, oppure quello che era successo appunto a cui facevo riferimento prima, che è evidente, è successo, è partito negli anni 30, no? Negli anni 20, a dire la verità, in Europa, è continuato fino al 43, quando poi 44, poi insomma la Germania ha capito che avrebbe perso la guerra, e allora poi questo gruppo si è riciclato ancora in un'altra cosa, ancora molto più interessante da capire. Ora, sono argomenti molto delicati, quindi prima di tutto bisogna sempre usare il condizionale, perché io non lo so se queste cose sono vere al 100%. Quando si parla al pubblico bisogna sempre usare il condizionale, e ho fatto anche così, proprio professionale, no? Cioè di non dare niente per certo. Però sicuramente questa storia è una storia intrigante, soprattutto per me, perché mi va a completare la trilogia che per certi aspetti non presentava delle cose interessanti, ma io nella trilogia non ho voluto tirare conclusioni, no? Riguardo alla gerarchia, a chi costituisce l'elite, i grandi maestri, eccetera, eccetera. Chiaro che c'è anche in questo caso qui, un livello, diciamo così, di business e un livello superiore, diciamo, di ordine spirituale, cosiddetto di ordine spirituale. Sarebbe molto interessante riuscire a capire chi sono questi personaggi. Molti si stanno rivelando, si stanno rivelando. È presente che c'è, presentata nella trilogia, c'è una famosa autrice americana, che prevede che nel 2025 i grandi maestri si manifesteranno, e secondo me, a mio avviso, hanno già cominciato a manifestarsi. Noi ce l'abbiamo magari sotto gli occhi, però non riusciamo a capire bene bene le cose, perché, e concludo questa prima fase qua, purtroppo noi non studiamo la simbologia. Cioè la simbologia è un codice attraverso il quale si possono capire decisamente molte più cose. Quindi un suggerimento proprio semplice: quando voi ascoltate un autore, anche molti di quelli purtroppo che parlano su, dicono cose sui canali alternativi, no, cosiddetti, non facciamo nomi, cosiddetti, molti dei quali sono anche iniziati, dovete sempre chiedervi se quando fanno gli interventi citano delle fonti, che non le citano quasi mai, oppure se citano della simbologia, se parlano minimamente di simbologia, perché come Jordan Maxwell e anche Manny Piol ci hanno ricordato, due grandi iniziati di notevolissimo prestigio in America, chi insomma mi conosce li cito spesso, hanno detto più volte che chi non conosce la simbologia non può insegnarci niente. Mi fermo qua per il momento. Mi sentite? Sì, ma c'è suscitato un po', diciamo, la curiosità, penso, per i nomi di tutti. A chi ti riferisci? Dai, qualche nome, dai, qualcuno che, se tu pensi, possa essere i personaggi che sono proprio dietro le quinte, che stanno iniziando a rivelare. Vai, vorrei sapere. Io penso che non siano quelli che si mostrano più, diciamo, in maniera più esplicita. Di solito chi si mostra in maniera più esplicita non è mai il vero artefice, ma di solito la marionetta che agisce per una persona che sta alle spalle. Però ecco, vorrei sapere da te, secondo te, chi sono i veri cospiratori, dai.
Usiamo questo termine. Allora, vi dico il nome secondo me più eclatante, anche perché quando lui si presenta spesso e volentieri utilizza proprio un abito molto particolare, no? Ed è Klaus Schwab, il fondatore del World Health, come si chiama, quello lì a Losanna, World Economic Forum, che a me mi dà la sensazione che lui faccia sia uno proprio di quelli che conta, che ha deciso di metterci la faccia, tra virgolette, perché qualcuno deve fare il lavoro sporco, diciamo così, e che però è probabilmente uno di questi, si dicono, 12 grandi maestri, non so, lì dovrebbero essere 12, però anche lì non si sa. Ecco, poi gli altri, non lo so, a livello economico, a livello politico, ovviamente Kissinger, come lo volete chiamare, e poi, vi devo dire, e vi prego di, anche in questo caso, di prendere quello che vi dico solo così, parlando del nuovo ordine mondiale. Considerazione alle testimonianze che ho raccolto anch'io, che poi inserirò, è abbastanza evidente che dietro al nuovo ordine mondiale c'è il Vaticano ed in particolare i gesuiti. Quindi un altro nome che ti posso sicuramente fare è quello del cosiddetto Papa Nero, che si chiama Artur Sosa, un venezuelano, che in un'intervista ha dichiarato in maniera molto semplice, molto chiara, che questa pandemia è stata, tra virgolette, mandata da Dio, che ci doveva essere e che ce ne saranno ancora, e che dobbiamo tutti adeguarci, tra virgolette, a questo nuovo ordine mondiale che cambierà sostanzialmente il nostro modo di vivere. In pratica, in maniera diversa, ha detto le stesse cose che dice Schwab, no? Perché nella quarta rivoluzione industriale che lui ha scritto scusate, nel 2016, ha previsto tutte queste cose, l'ha messo nero su bianco. Però per qualche ragione hanno dato più importanza al libro del Grande Reset, che non dice granché. Il Grande Reset è una serie di numeri riguardo al Covid, a questa cosa qui che non si sa nemmeno se esiste sto Covid. Comunque, nella quarta rivoluzione industriale lui dice esattamente che ci sarà un cambiamento drastico dei nostri stili di vita e che tutti ci dovremo adeguare, che ci sarà la robotica, ci sarà l'intelligenza artificiale che ci guiderà la macchina quando dobbiamo andare dall'hotel all'aeroporto, e che tutto sarà computerizzato, ci sarà la moneta digitale, e i soldi spariranno, e ci sarà un super controllo di tutte le operazioni, soprattutto, ma non soltanto finanziarie, che si compiono giornalmente. Ecco, quindi abbiamo già detto già tanto. Poi naturalmente di dietro ci sono ovviamente tutte le massonerie, e io suggerisco di vedere un film che nella versione italiana si chiama La storia di John, in quella inglese si chiama The Giver, il donatore, The Giver. Ecco, quella lì presenta, fra le altre cose, una smart city. Ora, molti di voi magari non sanno di che cosa si tratta, però le Smart City sono un progetto che stanno portando avanti, che fanno ancora parte del nuovo ordine mondiale, e viene presentata in questo film. E quindi loro sistematicamente, continuamente, anche attraverso Hollywood, ci danno dei messaggi, ci mandano dei segnali. Però, siccome noi non conosciamo purtroppo l'ABC della simbologia, e io non mi posso considerare un esperto assolutamente, però evidentemente ho quel minimo di conoscenza che mi permette di capire di essere forse un pochino più avanti rispetto
ad altri autori, ecco, in questa mia analisi. Infatti il libro è un libro che ho scritto solo io, nessun altro autore, credo addirittura al mondo, si è cimentato in una cosa di questo tipo, e ricordo che il libro nel formato ebook, per coloro che mi seguono, lo invio gratuitamente, non c'è bisogno di comprarlo. Chi ha interesse a leggere, si vuole documentare, sarà a mio piacere, mi manda un messaggino su uno dei miei canali, oppure mi scrive al mio indirizzo di posta elettronica mmguerrieri@yahoo.com e io glielo mando gratuitamente, non ci sono problemi. Vai. Sentiamo un po' di domande da tutti. Io ti dico una cosa, Max, per l'idea che mi sono fatto io, di solito quelli che manovrano stanno sempre un po' dietro le quinte, quindi può essere che Schwab sia quello che uno di quelli che si è esposto, ma la maggior parte tende a stare dietro le quinte. Poi è chiaro che poi i gruppi di potere sono diversi, sono tanti gruppi di potere che sono in questo calderone, ci sono chiaramente gli Ashkenaziti, ci sono i massoni, ci sono i gesuiti, ci sono le antiche famiglie reali di vari potentati, ci sono anche delle nuove diciamo anche leve del mondo finanziario che sono in qualche modo fatte rientrare, però sopra queste c'è sempre un circolo magico di quelli che dominano tutto. Io penso una cosa però, ma che spesso in questi gruppi vi siano dei grandissime comunque diciamo lotte di potere, no? Perché poi al vertice vuoi stare comunque più al vertice di altri, e queste lotte nel stare al vertice poi creano delle faglie che si vedono poi nelle lotte che ci sono a livello mondiale. Per esempio certe cose in Europa le fanno e basta, non è che devono creare una guerra tra Francia e Italia per imporre certe logiche. Loro, con il controllo dei mass media, con il controllo di tutto a cascata, riescono chiaramente a imporre certi cambiamenti in società attraverso, diciamo, delle logiche che le permettono di andare verso quella direzione. Secondo me non hanno tutto il mondo sotto controllo, oppure se ce lo hanno, comunque ci sono delle vasti livelli di faglia interna che poi provocano diversi problemi. Ripeto, le guerre sì, sono previste, non so se sono fatte, sono proprio causate loro direttamente o nascono in qualche modo spontaneamente e cercano di essere, il loro cerco di utilizzare il loro fine. Ci sono varie ipotesi da questo punto di vista. Magari tu avrai una tua visione molto più diciamo fine, molto più diciamo dentro il problema. No, quello che dice è correttissimo. Per farci un esempio, litigano, no? Come dicevi te, litigano noi, ecco, l'unica speranza in un certo senso che abbiamo, secondo me un po' l'unica, è quella che loro iniziano a litigare. Un esempio è quello del famoso passaporto vaccinale, un cosiddetto planetario universale. È un progetto che è già stato portato avanti dall'Unione Europea in collaborazione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ricordo doveva essere pronta adesso a fine anno, e invece sembra, a detta di un politico tedesco, ora scusatemi perché molte informazioni anch'io le prendo un po' al volo così e non posso verificare tutto, però questo video mi sembra reale, e lui dice che questa approvazione a livello di Organizzazione Mondiale della Sanità, che prevede la vaccinazione obbligatoria per tutti, per qualsiasi tipo di pandemia il direttore generale decida, cioè ha l'autorità assoluta a chiamarla in qualsiasi momento, e quindi poi la distribuzione in 100 giorni di vaccini, che sono tutti mRNA, dovrebbe è slittata a maggio del 2024. A questo proposito posso dire poco, però se a un certo punto succede una situazione per cui qualcuno di voi ha bisogno assolutamente di un QR, il QR è quello che viene generato nel momento in cui ti rilasciano il certificato vaccinale, c'è la possibilità di ottenerlo
in una certa maniera qua in Tanzania, però sono cose che ne parlo soltanto direttamente, se c'è qualcuno che è interessato, magari non adesso, ecco, però successivamente si prenda nota e mi può contattare al mio, ai miei due canali, quello di o l'email che vi ho già fornito, oppure col il canale del dottor Max, mi trovate su appunto Destinazione Tanzania. Diciamo ma su questa cosa qua, ecco, perché poi il nostro scopo però sì, diciamo che nel secondo mondo, nel terzo mondo, dico, in tutti i paesi, diciamo, che io li chiamo di seconda fascia, ma che diciamo che c'è un grado di libertà, diciamo, molto più alto rispetto a quello che abbiamo qua, perché diciamo che le maglie del potere sono ancora meno penetrate, e quindi diciamo che con un po' di soldi tante cose si sistemano. In Tanzania sicuramente, questo però diciamo è una cosa generale, a parlare di certe cose, però è giusto, è corretto, hai fatto bene a ridirlo. Per dare un'informazione più utile, che in Tanzania tanti problemi, non solo questo, ma anche altri problemi, sono dei problemi, insomma, in Tanzania, con un po' di tutto si può sistemare. Quindi questo è il vantaggio, chiaramente, di un altro, aprire una residenza in Tanzania e aprire appunto una via di fuga in quel paese, nel caso in cui le cose si mettessero male. Non è di essere, ecco, qui ci accusano molte, perché poi sai, c'è sempre quello, ma voi siete pessimisti, bisogna essere ottimisti, le cose andranno per il meglio, il bene vincerà sul male, tante cose belle. Allora, qui chiaramente noi non è che vogliamo che diffondere il terrore o diffondere, diciamo, il panico. È chiaro però che ci sono delle direzioni che il mondo sta andando, e già tante volte nel corso della storia il mondo è incappato in inciampi in cui si sono prodotte poi insomma delle situazioni non facili per chi l'ha vissute. E adesso noi non vorremmo... io credo che ci sia il rischio concreto che con dove stiamo andando si possa riprodurre dei momenti quantomeno di difficoltà, che non vuol dire che il mondo finisca, ti cade la bomba atomica sulla testa, altre cose, vuol dire solamente che chiaramente per anche una tutela della libertà, avere una seconda residenza all'estero, magari in Tanzania, magari in altri paesi, ognuno fa le sue scelte, può essere utile. Quindi bisogna guardare non con una questione di fuga, ma una questione di, come lo so, quando tu hai dei soldi in banca, se tieni tutti una banca e soldi, diversifichi quello che è capitale. Come la banca può crollare, può anche il tuo paese dove vivi avere dei momenti di difficoltà. Tutto qua, ragazzi. Cioè, sono anche, poi c'è chi la vede più tetra e chi la vede meno tetra, però ragazzi, i momenti di difficoltà nella vita di uno Stato, possono, in una società possono accadere. Questi sono sempre accaduti e non c'è nessun motivo per cui pensare che adesso non dovrà assolutamente non ricadere. Prego, 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 prego Massimo. Prego, grazie Flavio. Allora, siccome hai menzionato la residenza, no? Vediamo di stringere un attimino, magari gli amici che ci seguono sono anche proprio interessati a capire un pochino di più della Tanzania. Allora, il canale attraverso il quale io poi do tutte le informazioni è il, come vi dicevo, le trasmissioni e gli interventi si tengono il mercoledì alle 19, però sul mio canale Massimo Micheli, in questo caso Guerrieri, di YouTube trovate tantissimi dei miei interventi, quindi magari ne ascoltate che è un po' interessato 5 o 6 e già vi fate un'idea di come funzionano le cose. Allora, qui le cose più importanti da dire sono queste. È possibile ottenere la residenza per coloro che hanno compiuto 50 anni, diciamo così, in tre giorni, addirittura tante volte anche meno, in tre giorni. Frate, è buffo perché io domani devo andare a rinnovare il mio primo rinnovo, no? Sono scaduti 2 anni, cioè proprio domattina, hanno già accettato tutto, abbiamo mandato la documentazione, domani vado, prendo le impronte digitali e mi rilascio la cartina, quindi a 2 giorni faccio tutto. Noi abbiamo all'ascolto anche altre persone che hanno già fatto questo visto qui, si è fatto in maniera molto semplice, ed è un visto per pensionati, possiamo ottenere un visto sostanzialmente con la stessa procedura, un attimino più complicato, anche perché non l'abbiamo mai fatto, però con relativa facilità, anche per chi vuole, per coloro che sono più giovani, non rientrano appunto nella fascia degli oltre 50 anni, come volontari.
possono, vi potete venire a ottenere un visto come volontario, e in questo caso non c'è l'obbligo di permanenza, però queste cose io poi ve le spiego per bene quando si parla con, diciamo, un colloquio, no? Ora poi vi spiego in due parole come funziona. Ecco, la prima cosa quindi che una persona che ha un atteggiamento positivo e quello che io chiamo assertivo, cioè voi dovete stare tranquilli, è inutile farsi prendere dal panico, qualsiasi cosa succeda, perché tanto poi se vi fate prendere dal panico e dalla paura, poi dopo non mettete insieme niente. Bisogna riuscire a rimanere più freddi, più lucidi possibili. Però dovete, mio suggerimento, cominciare a lavorare concretamente su un piano B, come abbiamo fatto io e Flavio. Lui ha deciso di andare in Paraguay, io ho deciso di venire in Tanzania. Ho scelto la Tanzania perché la Tanzania è stato l'unico paese al mondo, grande paese al mondo, che non ha avuto un'ora di lockdown. Cioè, qui c'era il presidente Magufuli, il Magufuli disse no grazie, e qui i tanzaniani non hanno perso un'ora di lavoro, non sono stati obbligati a indossare mascherine o a fare cose bizzarre come tutte quelle purtroppo che abbiamo visto in particolare in Italia, no? Nei due anni scorsi quando c'è stata la crisi, e quindi la vita è continuata molto tranquillamente. Soltanto in alcuni ambienti, diciamo internazionali, ambasciate, consolati, dove c'è personale internazionale, naturalmente allora lì loro facevano come volevano e potevano tenere la mascherina, ma l'obbligo come obbligo qui non c'è mai stato, nemmeno delle vaccinazioni, perché a un certo punto il governo ha detto va bene, se qualcuno vuol fare la vaccinazione lo faccia pure, ha bisogno di viaggiare, una cosa e quell'altra, e hanno lasciato assolutamente liberi tutti di fare quello che volevano fare, senza nessun tipo di raccomandazione, senza nessun tipo di obbligo. La cosa curiosa è che questo avviene in una nazione che dovrebbe essere anche una nazione comunista, perché la Tanzania è stata messa insieme nel 1900, mi sembra 66-67, con l'annessione di Zanzibar, prima si chiamava Tanganyika. Ecco, ma sarebbe stata una rivoluzione comunista, è stata poi una cosa molto particolare perché la Tanzania faceva anche parte del Commonwealth, sapete queste cose strane che succedono a livello politico, difficile anche da spiegare e da capire. Un'altra cosa molto importante che dovete fare è quella di diversificare quei pochi soldi che ci sono rimasti in tasca. State attenti perché io ne ho parlato diverse volte, anche qui con molta calma, molta tranquillità. Io vi dico il mio parere, poi magari può non essere d'accordo. L'introduzione della moneta digitale cambierà drasticamente il nostro modo di vita e sarà una grandissima fregatura da qualsiasi punto di vista si possa vedere. L'unica cosa, l'unico investimento invece concreto e solido che vi permette di mantenere il vostro asset, il vostro patrimonio, è quello di convertire, in questo caso gli euro, perché siamo in Europa e si guadagna euro, in oro o metalli preziosi. Io collaboro da circa 3 anni con un'azienda tedesca con la quale mi sono trovato molto bene. Parliamo di oro il sabato alle 9. Anche in questo caso sul mio canale di YouTube potete trovare 30-40 interventi in cui parlo non soltanto di oro, ma parlo di Bitcoin, di monete digitali, di economia, di che cosa è la moneta, cercando di sensibilizzare le persone a diversificare, a capire l'importanza, in particolare in questo momento, della diversificazione, senza vendere niente. Perché io collaboro con Ovesta, sono un collaboratore, ma io sono completamente libero di raccomandare anche altre aziende. Se un cliente mi chiede per dire una ricerca o vuole comprare oro, per esempio, o sfuso, noi lavoriamo con l'azienda AZ Metalli di Valenza Po, e allora raccomando quell'azienda lì, perché sono completamente libero e voglio essere assolutamente libera finché mi danno la possibilità di essere libero, completamente libero, voglio essere libero e non voglio avere nessuno che mi dice devi fare così, devi fare no, io decido
finché me lo lasciano fare, lo voglio fare. Ecco. Quindi lavoro come consulente, non ho da vendervi niente. Poi, se volete approfondire l'argomento, andate sul sito ammenteaperta.net. Ho lavorato per circa un anno, e mezzo, messo insieme un report sulla storia dell'oro che è come fosse un piccolo manuale. Vi leggete quello, ve lo studiate bene, e è stato scritto in maniera tale che vi da un lato vi dà un'idea generale di cosa è l'oro, che sarebbe l'unica vera moneta esistente, l'unica vera moneta da più di 6.000 anni. Tutto il resto è carta creata a debito, si dice, moneta fiat. Ma vi dà anche, vi risponde anche a tutta una serie di questioni che voi dovete affrontare quando comprate oro. Prima di tutto, per esempio, una è: compro oro sfuso o compro oro e lo lascio in un caveau? Quanto oro sfuso mi faccio mandare e dove lo metto? Cioè, tutte queste problematiche vengono affrontate e discusse, credo, in maniera abbastanza esauriente in questo report. Oltre a questo documento, che è disponibile per tutti, sono disponibili altri due documenti, diciamo così, riservati a proprio coloro che vogliono fare una ricerca, che insomma gli piace l'idea, no, di questa azienda, che poi è anche configurata tipo fondo fiduciario, quindi tipo trust. In questi documenti, due allegati, io spiego proprio questa l'unicità di questa azienda e l'ho scelta per questo. Cioè, l'azienda ti vende l'oro, cioè te compri l'oro, questa azienda te lo prende, non te lo mette in un caveau a caso, te lo mette in un caveau di alta sicurezza con tutte le garanzie che questi normalmente offrono, ma per di più te lo mette all'interno di un trust. Quindi, secondo la legge internazionale del trust, quando un bene è messo all'interno di un trust, che sia un caveau o qualsiasi altra cosa, nessuno lo può toccare. Questo significa che può avvenire la terza, la quarta, la quinta guerra mondiale, i vostri eredi usufruiranno dell'oro che voi avete acquistato attraverso questo. Nel momento in cui poi voi dovete avete bisogno di qualche soldo, comunicate all'azienda l'importo di oro che volete vendere, l'azienda ve lo vende e ve lo riaccredita sul conto corrente, in qualsiasi parte del mondo siate. Io per esempio sono in Tanzania adesso, quando voglio vendere un pochino d'oro, come mi è capitato 2 settimane fa, che dovevo andare in Germania, ero proprio stato invitato da questa azienda tedesca per un bel evento che si è tenuto, nel quale hanno premiato i primi 20 diciamo partners mondiali, tra i quali ci sono stato anch'io, con mia grande sorpresa. Ve lo mette all'interno e ve lo riaccredita sul conto corrente. Quando io ho dovuto vendere, me l'hanno riaccreditato sul conto corrente in Tanzania. Quando voi ottenete, per chi ha ottenuto la residenza qua, molti hanno aperto, sono venuti qua, l'ho già fatti, già fatte abbastanza di queste residenze, sono venute qua, tanti sono rientrati in Italia, oppure alcuni sono venuti, hanno già aperto un conto corrente, è una cosa abbastanza semplice, però ci vuole la residenza per farlo. E quindi a quel punto poi uno non è obbligatorio alla residenza, cioè uno può prendere la residenza in Tanzania, rientrare tranquillamente in Italia, non dire niente a nessuno. Ma qual è il grande vantaggio? Arrivo al punto. Qualsiasi cosa succede in Italia, un'emergenza, scoppia la guerra, eccetera, e uno non si sente più sicuro, con quella cartina lì si presenta all'aeroporto, fa vedere che è residente all'estero, lo devono far partire. Residenza all'estero, anche se sei italiano, residenza all'estero fa partire. E quindi questo è come se fosse un lascia passare in un momento di emergenza. La seconda cosa che vi devo dire è collegata alle proprietà. In un certo senso, soldi l'abbiamo già visti, soldi in banca, quello che si dovrebbe fare. Le proprietà, state attenti, perché il trend è quello di confiscare tutte le proprietà private.
io ve lo dico, il Papa, che poi non è un Papa, questo Papa è il cardinale, ma non è Papa, comunque diciamo, Papa Francesco, per rispetto, chiamiamolo Papa, l'ha già detto pubblicamente, la proprietà privata non è più intoccabile. Quando ho cominciato a sentire questi discorsi, che noi magari ci si dà poco peso perché si sente tutta una serie di informazioni che ci fanno una testa, ce le dicono tutti con noi, però state attenti, quando ci dicono le cose in particolari momenti e poi le ripetono, vuol dire che poi piano piano arrivano, perché quando mai un Papa si dovrebbe svegliare la mattina e dice oggi dico che la proprietà privata, ma il Papa non deve mica dire queste cose qua. Quindi quantomeno è sospetta questa uscita. E questo sì, si giustifica. Perché Massa, scusami, super perché Massa, parliamoci certo. Chiaro. Cioè il Papa, voglio dire, a che titolo parla? Nel senso che la proprietà non piace. Cioè, se teoricamente, sappiamo tutti che è una barzelletta, ma se teoricamente siamo una repubblica, una democrazia, questo spetta al popolo che semmai decidono, non spetta sicuramente al Papa sentenziare su argomenti di natura interna uno Stato straniero, fino a punto contro l'Italia, è un paese. Però vabbè, a parte questa cosa qua, chiaramente noi sappiamo che una barzelletta, appunto, quando il Papa dice così, parla perché chiaramente è un emissario di decisioni già prese, no? Chiaramente deve aprire una finestra di Overton verso il suo Pasqua, verso la sua gregge, per iniziarli a educare verso questo tipo di concetto. Quindi è chiaro che è una delle tanti aperture di finestra di Overton, come l'abbiamo anche adesso sulla storia della guerra, che piano bomba dopo bomba si stanno abituando a questo nuovo mondo in cui chiaramente la guerra non è più un'ipotesi, ma potrebbe essere una concretezza. Ecco, ti dico una cosa, Max, magari te l'avevo già invitato, ma poi a me piace parlare pubblicamente, non fare troppi sotterfugi. Se vogliamo parlare di oro, magari anche di risparmio, così, che è un tema che molti mi chiedono, è interessante, possiamo fare una diretta apposita su Fuga dalle Banche, il gruppo di Fuga dalle Banche, che comunque è molto interessato a tutti questi temi, sull'oro, sul come prevenire chiaramente eventuali confische forzose che sono comunque all'orizzonte, o che hanno aperto delle finestre di Overton, che ci sia una possibilità. Ecco, magari apriamo la diretta là e ci concentriamo sul canale. Oggi mi piacerebbe magari qua proprio approfondire il tema della Tanzania, magari anche dell'Africa, e diamo magari un aspetto più del perché l'Africa del Sud, in particolare la Tanzania, può offrire una prospettiva di vita diversa a chi magari sta cogliendo l'opportunità che ancora c'è data, perché anche questa, ti dico, ma la possibilità all'estero, secondo me, prima o poi verrà chiusa, cioè non è che ne verrà chiusa, verrà ostacolata, ci saranno sempre più difficoltà nel poter andare all'estero. Cioè, non è che pagando si può fare tutto, però già dal prossimo anno abbiamo visto che c'è questa legge che tu, per andare in Europa dall'America, dovrai ottenere un visto, un permesso, non potrai più andarci così. E piano piano poi, quindi magari, e poi sentiamo anche un po', un po' quello che sono le domande dei vari utenti, delle varie persone presenti proprio sul tema della Tanzania. Ecco, l'ultima cosa velocissima, io 5 alle 9 ti devo salutare perché è un impegno, però chiaramente tu puoi andare avanti con la diretta senza nessun problema. Ecco, prego, vai pure Max. Vai pure Max. Io ho perso gli ultimi 15 secondi, ma vi fatto una domanda o posso continuare? No, ho detto solo che io 5 minuti alle 9 ti devo lasciare perché ho un mio impegno che non posso presenziare. Quindi posso continuare. Benissimo. Quanto, fino a che ora vuoi? Fino a che ora continua tranquillamente, fino a quando vuoi. Continuiamo ancora per un pochino. Allora, dunque, va bene. I limiti nel viaggiare saranno causati anche dalla moneta digitale, perché la Lagarde, che è attualmente la presidente della Banca Centrale Europea, l'ha detto chiaro, io ne ho parlato diverse volte nei miei interventi, ci deve essere un limite nell'utilizzo delle monete digitali, e si tratta soltanto di definire quanto. Ovviamente si parla sempre di utilizzo di monete digitali per privati e non per aziende. Per le aziende non ho idea di quello che magari non cambierà niente per le aziende. Quindi cosa succede? Se uno ha in mente di fare un bel viaggio
in Tanzania, e beh, un pochino di soldi ovviamente ci vogliono. Se poi vuole andare a fare anche il safari, ci vuole un bel po' di soldini. Tenete presente che per fare un safari decente, ve lo dico come informazione, ci vogliono da 300 a 400 dollari al giorno. E anche io organizzo qualche cosa, ho iniziato a organizzare qualche cosa. Va bene? È chiaro che se però ci mettono un limite, facciamo un caso, di 3.000 euro al mese, quindi noi vogliamo venire qua una settimana, no? Adesso vi spiego come funziona, venite quando io organizzo questa cosa qui, e organizzo delle settimane investigative, per cui la procedura è la seguente: chi è interessato mi richiede il prospetto informativo del piano B o piano C. Il piano B è riservato a coloro che vengono qua in cerca di lavoro o agli imprenditori, piccoli, medi e grandi. Il piano C è riservato ai pensionati, come abbiamo detto, dai 50 anni in su, e i volontari. Bene, poi se volete le informazioni dettagliate, mi contattate e io ve le spiego meglio. In sintesi, io nel momento in cui, per esempio, c'è un pensionato che ha una mezza intenzione anche di venire, mi contatta, io gli mando, per chi mi segue, gratuitamente il prospetto, che costerebbe 33 euro, no? L'uno. Glielo mando gratuitamente, va bene. Così uno poi se lo legge, se gli interessa, a quel punto si procede per l'intervista. L'intervista è necessaria perché c'è da mettere a punto tutta una serie di cose. Io per primo poi anche devo verificare chi mi contatta, perché io non posso prendere tutto e tutti. Ora poi magari ve lo spiego anche perché, cioè, devo portare qua persone di cui mi fido, persone serie, che insomma vogliono venire qua facendo le cose seriamente, perché in un certo senso vi sponsorizzo io, capito? C'è da fare una procedura particolare per cui mi porto io dal sindaco del posto e garantisco io per voi, perché se ci andate da soli non fate una minchia di niente. Questo succede un po' in tanti paesi, quindi non è che sia una cosa africana, c'è anche in America per esempio. Quindi io devo selezionare un pochino, se l'intervista va bene e l'intervista non costa tanto, però c'è da fare una piccola donazione, è scritto tutto sul mio sito, a menteaperta.net. Lo aprite, ve lo leggete per bene, cliccate su piano B o piano C, quello che vi interessa, e lì grosso modo c'è un estrema sintesi, ci ha spiegato tutto. L'intervista va bene, a quel punto si procede a fissare la settimana investigativa. In questo momento sono in un momento di transazione, cioè il 2023 sta per finire, può darsi che nel 2024 io cambi qualcosa nell'approccio, oppure anche nei costi, eccetera, eccetera, nella metodologia, eccetera, eccetera. E quindi io magari, ecco, se faccio questi cambiamenti, li farò verso metà dicembre, e comunque mi riservo di farli. Quindi quello che leggete domani, se andate sul sito, non necessariamente saranno le condizioni del 2024. Voglio essere chiaro su questo. Però chi è interessato mi può contattare, e se ci troviamo d'accordo, facciamo l'intervista, le condizioni del 2023 esistenti ovviamente saranno mantenuti, perché ha prenotato per il 2024 nel 2023, appunto anche per l'anno successivo. Dopodiché definiamo la settimana, io vi spiego tutto come funziona. In linea di massima si spendono, diciamo, 2 giorni e mezzo qui in Tanzania, e poi si va a Zanzibar, dove si spendono, diciamo, gli altri 2 o 3 giorni. Va bene? Allora, la novità che c'è stata ultimamente è che, adesso non si possono più comprare terreni e proprietà a Zanzibar, ovvero si possono comprare, però bisogna farci business. Quindi uno che viene qua come pensionato, ovviamente c'ha un visto come pensionato, non si può mettere a fare business. Ma la soluzione non è un dramma, la soluzione è quella di venire in affitto, che è quello che comunque suggerisco sempre io, sia che decidiate di venire in Tanzania, sia che decidiate di andare a Zanzibar, cambia poco, perché tanto poi uno si può sempre trasferire. Io vi suggerisco di venire magari 3 mesi, 6 mesi in un posto, vedete come vi trovate, poi se non vi trovate bene,
nel frattempo, insomma, avete capito un pochino meglio, vi spostate nel posto che vi piace di più, perché tante volte comprare una proprietà senza essere stati sul luogo presenta ovviamente delle problematiche. Va bene? Ecco, una cosa molto semplice, dopodiché la settimana finisce, ritornate in Italia, a quel punto cominciate a ragionare sulla vostra situazione, sulla fattibilità del progetto, si dice, e decidete poi se spostarvi in Tanzania oppure rimanere in Italia. Un suggerimento per quello che riguarda il lavoro è che il lavoro ideale per chi si sposta è quello in remoto, perché se uno lavora al computer, che sia seduto in un ufficio a Milano o a Lucca, o che sia in una casettina sul mare qui vicino a me, cambia poco. Quindi uno con quello che guadagna, diciamo, lavorando in euro, qui ci campa molto bene. Tenete presente che il costo della vita per una persona singola varia, diciamo, dai 1000 ai 1200 euro, ma proprio si vive con molto meno volendo. Qui i trasporti sono piuttosto cari, però non avete assolutamente bisogno di comprare una macchina e non ci sono assolutamente pericoli, problemi, difficoltà di nessun ordine tipo. La Tanzania è uno dei paesi più sicuri in Africa. Rarissimamente succedono furti, cose gravi, assolutamente no, perché qui se ti beccano che rubi sei in grossi problemi. Teniamo presente che è un paese semimilitare questo qui, non è che non è che ti portano dentro come in Italia, il giorno dopo sei fuori, no, non funziona proprio così. Quindi a maggior ragione io devo portare qua gente seria, perché se poi qualcuno ha dei problemi vengono a cercare anche me, che vi ho sponsorizzato. Ecco, c'è qualcuno per caso che ha delle domande? Io sono a disposizione per chiedermi anche dell'oro, insomma, di qualsiasi cosa. Tanto si continua ancora per un pochino, stasera vedo che siete, insomma, diverse persone, va bene così. Ah, buonasera. Avevo sentito che in Tanzania cercavano o erano graditi professionisti di diverse branche. Cosa c'è di vero e che opportunità, possibilità, equipollenza o convalida di titoli per poter esercitare la professione? Allora, io distinguerei, probabilmente è una cosa che ho detto io questa, no? Perché sono un po' io che seguo la Tanzania, non so se ci saranno altre persone. Comunque, a parte questo, distinguiamo professionisti tipo ingegneri, medici, oppure anche avvocati, diciamo professionisti di quel tipo, da operai specializzati, cioè tutti coloro che hanno degli skill, delle abilità particolari, anche a partire da un imbianchino, a partire da un fabbro, a partire da questi lavori qua. Sono molto richiesti, soprattutto i secondi, perché i primi cosiddetti professionisti, per esempio un medico, è una procedura, voglio essere onesto, che io non ho mai fatto, quindi vi devo dire le cose per come me le hanno dette. Un medico generico ha decisamente più difficoltà a trovare un posto di lavoro perché è un medico generico. Però se un per esempio un chirurgo in interventi di microchirurgia oppure di qualsiasi ambito chirurgico, allora in quel caso interventi al cuore, in quel caso che sicuramente gli interessa. Quindi quello che bisogna fare è mettere insieme il solito curriculum vitae, che quello serve per tutti, tutti quelli che cercano lavoro, ricordatevi, ci vuole un curriculum vitae ben fatto, affidatevi a dei professionisti. Fra l'altro queste cose le potrei fare anch'io, però ho troppe cose da fare e sinceramente mi interessa giusto, va bene? E fatto in inglese, naturalmente, non occorre sia fatto in Swahili, basta sia fatto in inglese e basta, la lingua sola, tanto a quel livello lì accettano l'inglese. Dopodiché si invia, o meglio, qui nella procedura come magari in un altro paese in America che lo invia e poi dopo ti rispondono. Qui se lo invio non ti risponde nessuno, devi andare direttamente lì,
attraverso delle conoscenze, allora vai a parlare con l'ufficio, ti presenti direttamente, presenti il caso, dai la mancettina, e così magari poi riesci piano piano a però devi sempre fare tutto di persona, e ti devi affidare a dei consulenti seri. Io l'ho ripetuto tante volte questa cosa qui, e a me tante volte le persone si lamentano perché mi devono fare delle piccole donazioni, ma come si fa a spostarsi in un paese che non conoscete, in Africa, e affidarsi a una persona che magari è un italiano, che non conoscete, che magari non ha fatto niente, a tutto rispetto, non ha fatto niente nella vita, che non parla inglese, è una follia. Meglio pagare un consulente e affidarsi a un consulente. Voi siete liberi, anche i miei clienti, dico sempre, siete liberi di documentarvi e di chiedere a tutti, però poi non mi venite a dire: oh, sai, mi hanno detto che per venire in Tanzania devo fare il vaccino della febbre gialla, e che poi dopo mi arrabbio, perché purtroppo in rete ci sono anche tante stupidaggini, e allora poi io vi devo correggere le cose. Non è che mi arrabbio, faccio per dire. In rete vi documentate, purtroppo anche sulla Tanzania ci sono scritte tante cose che non sono corrette. Quindi io dico sempre: documentatevi sempre, però state attenti alla fonte. Ecco, perché anche sul ministero, mi sembra di ricordare, sul sito dell'ambasciata di Roma c'è scritto qualcosa sulla Tanzania che non è corretta. Adesso non mi ricordo per bene che cosa è. Mi sembra sia in relazione al visto, che dicono che il visto si può richiedere a un ufficio di Milano che lo fornisce. No. Il visto, quando venite col visto turistico, venite qua direttamente, quando arrivate in Dogana, arrivate all'aeroporto, vi rilasciano direttamente il visto, che costa solo e soltanto $50. Tutti coloro che vi chiedono i soldi in più vi stanno fregando di soldi. E purtroppo di furbacchioni anche in Italia ce ne sono fin troppi. Io ve lo dico, Quindi state molto attenti al professionista al quale vi affidate. E questo vale in tutto il mondo, da qualsiasi parte andate. A maggior ragione questo vale per le aziende. Ora le aziende in linea di massima sono un po' più organizzate, chiaro, un'azienda anche media le sa queste cose. E quindi dovete affidarvi a una persona che ha un'esperienza internazionale, che parla molto bene l'inglese, che ha fatto delle cose nella vita. Ora mi piace parlare di me, ma io ho un brevetto depositato presso il governo americano, pubblicazione su una rivista scientifica, fino a pro contrario, avete sentito, ho messo insieme un libro che ha fatto soltanto il dottor Max fino adesso, che sappia io, quindi qualche cosina. Poi ho avuto aziende, che così ho fatto. Ecco. Quindi non state molto attenti a questo passaggio. Quindi grosso modo funziona così. Coloro che, come sempre, mi vogliono contattare, mi possono scrivere al mio indirizzo di posta elettronica mmguerrieri@yahoo.com e farmi delle domandine, me le potete fare, vi rispondo volentieri, non occorre. E che non sono uno che sta lì, ecco, l'importante però poi che io devo vedere l'interesse e la buona fede nell'andare avanti col progetto. Altre domande? Ti ho risposto, Marionette? Sì, grazie. Prego. Ciao Diego, buonasera. Ciao Max, buonasera. Max, non ti voglio disturbare, Max Signorini, ma ci avrei poi da parlarti, Poi ti mando un messaggino. Non voglio disturbare nessuno, se c'è qualcuno anche degli amici che vuole portare la propria testimonianza, che sono già venuti. Buonasera Erika e Mary, vi vedo adesso. Luca, guarda, Erika, Mary, Luca sono tutti venuti a trovarmi, ma Franco naturalmente vive qua.
ecco, non vi voglio disturbare, comunque. Non voglio disturbare. Io sono particolarmente preoccupato per l'inserimento delle monete digitali, perché è chiaro che se ci mettono un tetto, immaginate uno che vuole investire in oro, in linea di massima i miei clienti investono diciamo 30.000 euro, mettono un tetto di 3.000 euro al mese e ci vuole 10 mesi per comprare 30.000 euro di oro. Questa è la cosa che mi preoccupa di più, ma lo stesso problema si potrebbe creare nel momento in cui dovete poi trasferire dei denari, che comunque sono monete digitali, no? In questo momento si può ancora trasferire senza particolari problemi, dall'Italia alla Tanzania. Se c'è questo limite, e dopo questo limite c'è anche nel trasferimento di soldi, no? Quindi i soldi vostri saranno come se fossero poi bloccati, perché i soldi non sono nostri, eh. Sull'euro c'è il copyright, i soldi sono della Banca Centrale Europea, fanno quei soldi loro quello che vogliono. Bisogna capire questo passaggio qua. E nel momento in cui comprate oro, voi fate una piccola magia, perché rimuovete i soldi dal circuito interbancario e li spostate in un istituto dove comprate oro, fuori dal circuito interbancario, sui quali non può intervenire nessuno, né lo Stato, né le banche, né nessuno. Quindi ragionate bene su questo passaggio qui, che è fondamentale. Solo in quel momento lì voi avrete possesso dei 30.000 euro, 40 o quelli di oro che avete comprato. Finché rimangono in banca, no, perché c'è il copyright sopra. Sono soldi che li potete utilizzare, perché si presume che li abbiate, siano vostri, nel senso che li abbiate guadagnati o ereditati in maniera onesta e ci abbiate pagato le tasse, ma non sono vostri. Vorrei che rifletteste su questa cosa qui, che pochissimi vi dicono anche sui canali alternativi. Comunque. Altre domande? Quindi non serve nessun io ho una domanda. Non serve assolutamente. Prego. Nel momento in cui però supponiamo che subentri a breve termine la moneta digitale e io ho diciamo un tesoretto in Auvesta, in oro, e nel momento in cui io mi faccio addebitare sul mio conto corrente una parte di questo tesoretto, in automatico diventa digitale, giusto? E di conseguenza io ho Franco, scusami, te lo fai addebitare qui o in Italia? Questo è da capire, se la moneta, ok, se lo faccio addebitare, se te lo fai addebitare sul conto tuo di Zanzibar, non è moneta digitale, perché non esiste ancora la moneta digitale, è sempre moneta fiat. Ok, parliamo per chi abita in Italia. In questo caso la moneta diventa in automatico digitale, quindi devi sempre sottostare al tetto o alla programmabilità che hanno fatto. Ok, quindi bisognerebbe chiarire questa cosa qui, nel senso che conviene aprirsi un conto all'estero, perché poi puoi usufruire dei tuoi soldi come meglio ti pare. Sì, certamente, Franco, sì. È ovvio, certo. Ok, no, magari qualcuno... Ovvio, però dovresti aprirlo in una nazione in cui non c'è ancora il digitale, perché se no non cambia praticamente niente, capisci? Questo... Ecco. In una nazione come per esempio la Tanzania, in cui per il momento c'è ancora moneta fiat, diciamo così, moneta tradizionale, sì. E lì purtroppo c'è poco da fare. Se i soldi, uno ha bisogno di soldi e deve vendere un pochino d'oro, se lo deve
fa riaccreditare sul conto corrente se è in Italia o in Europa, purtroppo viene convertito in moneta digitale, certo, c'è niente a fare. Altre domande? Se qualcuno vuole fare delle domande su Zanzibar, io sono vivo a Zanzibar, quindi se volete potete chiedere. Grazie. Non abbiate paura col discorso che Zanzibar è una zona di musulmani, perché effettivamente il 90-95% degli abitanti di Zanzibar sono musulmani, perché Zanzibar prima faceva parte dell'Oman, no? C'era il sultanato dell'Oman, c'era il sultano a Zanzibar. Poi hanno fatto appunto sta mezza rivoluzione però naturalmente sono tutti fedeli. State tranquilli, perché quello è l'ultimo problema, L'ultimo problema, cioè non c'è nessun problema che qui nella zona dove abito io non lo sapevo questa cosa qui. In tutta la zona dove abito io abito. Buonasera. Buonasera. Chi sei? Ciao, sono Nicola, buona serata dal Brasile. Buonasera. Beh, interessante. Zanzibar. Buonasera. Tutto bene. Come vanno? Grazie delle informazioni, sono belle. Grazie a te, ci mancherebbe. Ecco, dicevo, puoi fare una domanda in particolare, Nicola? Parlaci no, niente, sono sempre stato incuriosito dallo Zanzibar. Dai, prenditi due o tre Brasile? Minuti di qualcosa sul Brasile, dai. Brasile è tanta cosa, tante cose. Non è facile parlare del Brasile. È come... Cioè, nel suo piccolo è come l'Italia, non è tutto uguale, quindi ci sono posti dove le persone stanno bene e ci sono posti dove insomma uno gli piace meno o gli piace meno vivere. Il Brasile è un continente, quindi c'è dalle montagne al mare, alle campagne, un po' di tutto. Dipende uno che cosa gli piace fare nella vita, che riesce a fare nella vita, quanti soldi ha, quindi il Brasile è un po' incasinato. In vari aspetti che è diventato un po' troppo caro, però per noi europei più o meno, ma per brasiliani insomma è diventato un po' caro, però dipende dalle zone e questa è la mia esperienza, insomma, tanti anni che vivo qua, però ho vissuto anche in Italia negli ultimi anni con la pandemia, che io chiaramente non mi sono vaccinato né nulla, quindi avevo delle difficoltà oggettive, quindi, però sono potuto tornare in Brasile lo stesso, quindi va bene un po' così. Nicola, ci sono delle zone ottime, delle zone meno buone. Sì, ho capito, abbiamo capito. Nicola, te sei toscano, no? Di dove sei? Sì, io sono di vicino a Pistoia. Ah, okay. Vicino a Firenze. Pistoia è famosa per lo zoo, dove vive la mia mamma. Sono stato 2 mesi qualche tempo fa, sono tornato ora qua in Brasile. Niente. Tra l'altro a Rio de Janeiro c'è stato un po' di casino ultimamente, qui con diciamo le mafie locali, un po' di guerra, però vabbè dai. Qui è però dipende dalle zone, qui non c'è bisogno di niente. È facile comprare qualcosa, è facile nascondere soldi, è facile... Qui è l'unico problema del Brasile, sa qual è? È il problema del visto, che qui più di 6 mesi non tu ci puoi stare, se non tu ti sposi o se non hai un monte di soldi per investimento. Se no il Brasile per imboscarsi è un posto fantastico, per vari motivi.
attivi. Ma scusami, non esistono i visti per i pensionati, non capisco. Ah, beh, per i pensionati sì, vabbè, sì, oh, ah, quello sì, dipende anche dal, dipende da una pensione, ci vuole una pensione minima, ora non mi ricordo quanto è, io ora non sono ancora pensionato, quindi. Va bene. Queste sono la Tanzania invece, la Tanzania invece che, per viverci ci vuole per esempio dei visti particolari, dei soldi in particolari, oppure è facile? Allora, io ti dico come abbiamo impostato la cosa noi. No, in linea di massima, per esempio, non chiedono un trasferimento di soldi come fanno altre nazioni, altri paesi, no. E non gli serve nemmeno l'INPS, anche se noi ci abbiamo dei contatti molto particolari all'immigrazione, ve l'ho già spiegato come funziona in Africa, funzionano le cose un po' così. Però garantisco io, quindi, capisci, o io e un mio amico che facciamo insieme questa cosa qui. Quindi le cose vanno bene e si sono messe insieme, che funzionano, però perché diamo anche la garanzia a noi, perché se non dessimo la garanzia a noi non funzionerebbe questa cosa qua. È facilitata anche per quello. Dicevo che ci sono due tipi di visti, tipi di visti sono tre: classe A, classe B e classe C. Va bene? La classe A è la classe di coloro che vengono a investire, piccole, medie e grandi investitori. La classe B è, per semplificare, quella dei professionisti, e la classe C è quella di tutti gli altri, in cui ci sono anche i volontari e i pensionati. Quindi dipende da uno quello che viene a fare. In questo caso qui diciamo che il paese africano è organizzata abbastanza bene, cioè i visti sono strutturati a mio avviso con un certo criterio. Venire qua e fare business, ve lo dico subito, ci vuole una grande azienda con gente che ha gli attributi, se no è bene rimanere in Italia, perché è abbastanza dura, abbastanza difficile, bisogna capire che siamo in Africa, ci sono le regole africane che funzionano in maniera un po' tutta così, e quindi bisogna lavorarci particolarmente. Per chi viene a cercare un lavoro, come dicevo prima all'altro amico che mi chiedeva informazioni, se uno viene qua e ha delle, io faccio sempre l'esempio dell'elettrauto, molte macchine, tutte le macchine oggi sono tutte elettroniche, qui non sono questi meccanici, sono ancora i meccanici tradizionali che avevamo noi negli anni 70-80, quindi di elettronica non capiscono quasi niente, non hanno il software, non hanno tutti i macchinari che servono. Quindi se uno per esempio viene, anche un'azienda viene e fa una ricerca di mercato fatta bene, e questa sarebbe anche un pochino la mia area, la mia specializzazione in un certo senso, e vuole venire qua, sicuramente c'è interesse anche da parte del governo, perché il governo sa che c'è questo problema, va bene? Per fare un esempio. Quindi tutti coloro che hanno in mano un lavoro vero, in una maniera o nell'altra hanno un inserimento, diciamo, più facile. Naturalmente bisogna parlare un pochino l'inglese, non occorre parlarlo insomma in maniera super professionale, però anche a livello scolastico un pochino di inglese bisogna parlarlo. Ci vuole il solito curriculum vitae, eccetera. Il pensionato è la classe pensionati, forse anche i volontari, sono i due gruppi più semplici. Addirittura qua, come dicevo prima, è possibile ottenere in 3 giorni un visto per un pensionato, per un soggetto che ha oltre i 50 anni. Allora, la procedura classica prevederebbe oltre i 60. Qui è prassi che quando uno raggiunge i 60 anni possa andare in pensione. Però, grazie ai rapporti che abbiamo noi, anche uno che ha qualche soldo in banca, non occorre che abbia grandi cose, non occorre che abbia trasferisca soldi o niente. Perché? Per quale ragione? Molto semplice: il costo della vita qui è piuttosto basso, il visto vale comunque 2 anni, quindi in teoria basta trasferire o avere in banca quello che serve per vivere, per campare per 2 anni, è chiaro, no?
perché è quello che serve, non occorre dimostrare grandi cifre. Le due procedure sono identiche, però il visto, diciamo, per i sessantenni ha un certo costo piuttosto contenuto, quello dei cinquantenni è un pochino più caro, però la cosa positiva in questo caso è che pagate quando ottenete il visto, cioè prima non dovete pagare niente, come in genere si fa con gli avvocati, no? Che c'è da fare dare un deposito magari del 50% e poi dopo spariscono i soldi, tipico qua in Tanzania. Ecco, no, qui i soldi si pagano, li pagate nel momento in cui ricevete la carta. Che... domande? Prego, prego. Andiamo avanti ancora 5-10 minuti e poi si chiude. Io per molti degli amici che mi stanno ascoltando in questo momento e che mi seguono, direi proprio da mesi se non da anni, loro sanno che io ripeto sempre le stesse cose. Sempre le stesse cose. La Tanzania, vi posso fare anche questo ulteriore commento, è uno dei paesi in Africa non solo più sicuri, ma anche più belli. È il paese sicuramente più completo anche dal punto di vista climatico, perché qui c'è il caldo ovviamente di Zanzibar, delle spiagge eccetera, ma c'è anche la montagna, la collina, la montagna, c'è il Kilimangiaro che ha quattro proprio stagioni tutto l'anno, più si va su più c'è freddo, per dire, e poi c'è la zona dei laghi del nord. Poi c'è la destinazione numero uno per il safari, come si diceva prima, cioè quando si mettono insieme tutte queste cose qui, poi è uno dei paesi più ricchi in Africa, ancora completamente sconosciuta, non è come il Sudafrica per esempio, no? Che da tanti anni che è famosa per l'oro eccetera eccetera, qui c'è un sacco d'oro anche qui, ma le compagnie minerarie sono partite probabilmente non più di 15-20 anni fa. Quindi c'è tutto da fare qua, in un certo senso, in termini di infrastrutture. Posso fare una domanda? Prego, prego, certamente. Per fare una domanda. Prego. Domande classiche. Per un europeo, dove dovrebbe vivere, se sull'isola o sulla parte, se mi ricordo male, c'è la parte terraferma, la parte isola. Sì. Quanto costa un affitto in una casa, in un posto che... è ideale per un europeo, cioè ideale magari non è facile dire, però magari le zone più adatte, e il classico quanto costa per vivere al mese, le cose semplici così magari tangibili, sì. Anche non so se l'avrai già detto. Sì, allora sì, il costo lo prego, il costo l'ho già detto, grosso modo con dai 1200 massimo, parla persona singola, massimo 1500 euro o dollari, diciamo euro al mese. Ecco, già ci vai a mangiare magari due o tre volte fuori, anche perché poi si spende poco o niente, magari vai in un ristorante. Pensavo costasse meno. No, forse aspetta, dipende dalle zone. Aspettami. Io parlo di una condizione nella quale non ti vuoi far mancare niente, capisci? Una zona sempre decente, in cui però è come qui in Brasile, wow. Sì. Io abito, ascolta, non tanto anni, lo sa, in un villaggio a sud del grande porto di Dar es Salaam, la capitale non è Dar es Salaam, si chiama Dodoma. Se uno si vuole guardare la piantina un attimo, a sud c'è un distretto che si chiama Kigamboni e io abito a circa 10-11 chilometri dall'ingresso del porto, quindi non sono proprio una zona di primo livello, no, è chiaro, non sono una metropoli.
vivo fuori, vivo alla periferia di un villaggio, e questo naturalmente comporta una riduzione drastica dei costi, perché io pago $125 al mese di affitto, vivo in una casa che ho ristrutturato, una casettina che ho ristrutturato, ci ho speso qualche soldo, e c'è un contratto che è come se fosse casa mia, posso rimanere qui tutto il tempo che voglio, tutti gli anni che voglio, alla stessa cifra, tra l'altro. C'ho due camere da letto con letto grande, due bagni, un tinello, c'è un salottino, poi fuori c'ho un cortiletto, dove ci ho fatto anche un piccolo giardino, la doccia, eccetera, eccetera. C'ho un cuscinotto fuori e c'ho anche un ingresso privato, c'ho un cancello con ingresso privato. La zona è relativamente tranquilla. Te considera che se io quando non esco, io non riesco a spendere più di $200 o $300 la settimana, ma non ce la faccio, perché vado a comprare roba da mangiare e basta, no? Capito? Anche quando uso i trasporti non costano quasi nulla, io vado al mercato, compro la frutta, la verdura, ritorno indietro, spendo un pochettino di più quando vado a Masacchi, nella zona residenziale a Deir ez-Zalam, e compro le cose italiane. Ma se vuoi risparmiare, hai tantissimi modi di risparmiare: la corrente costa relativamente poco, l'acqua non costa nulla, è inclusa, l'unico costo che c'hai è internet. Internet effettivamente costa abbastanza caro, ma siamo sempre sui $50-60 al mese, poi magari se uno lo usa tanto può spendere $100 al mese, proprio a darti una cifra esagerata, che però non li spendi, io lo vedo anch'io, non li spendi, perché io spendo 35.000 scellini alla settimana, 3 per 4, 12, sono 15 euro circa, un po' meno, alla settimana, quindi sono 45 40-50 euro al mese. Quindi se uno vuole qui può risparmiare, perché deve tenere presente che i tanzaniani non sono relativamente poveri, loro le famiglie vivono forse con meno di un dollaro al giorno, per capire, quindi grosso modo insomma il costo della vita è molto molto basso, dipende da uno. Io per esempio ho scelto apposta volutamente questa zona qui, perché non venendo da New York non avevo nessuna intenzione di ritornare a Deir ez-Zalam, ma assolutamente no, volevo un posto tranquillo vicino al mare, io ho il mio mare vicino, in 10 minuti, un quarto d'ora vado a passeggiare o a correre sul mare, vado lì, arrivo lì la mattina alle 8 alle 9, c'ho tutta la spiaggia per me, non c'è nessuno, è una spiaggia di circa 2,5 km, arrivo in fondo, torno indietro, faccio il bagno, per me è come fosse un paradiso questo. Io non so com'è il paradiso, non c'è tanta differenza. L'unica cosa che disturba, un po' tutti quelli che vengono, è la sporcizia, perché purtroppo siamo in Africa e buttano tutto in terra, è tutto un grande troiaio, ve lo dico chiaro, e bisogna in queste cose un pochino adattarsi. Non so com'è in Brasile, ma immagino che in tante zone sia un po' la stessa cosa. È simile, sono simili. Qui in Brasile magari c'è un po' più, è un po' più americanizzato, quindi. E poi c'è, insomma, per esempio Rio de Janeiro è molto popoloso, quindi c'è un casino da qualsiasi parte, però c'è pro e contro in tutti i posti. Insomma. Però il sudicio è un po', in generale, sia in Africa, anche in Brasile, dipende dalle zone, è abbastanza sudicio. Se uno vuole posti tipo europei, deve andare al sud del Brasile, che è simile all'Europa, capito? Quindi il centro nord diventa simile all'Africa, credo. Ci saranno delle zone in Brasile dove si spende poco anche lì, no? Immagino. Sì, questo. Sì, certo. Io per esempio vivo a Rio de Janeiro da tanti anni. Nella mia zona, che ci sono le spiagge fantastiche, film, e per esempio qui ci sono gli affitti, si pagano da tipo 100, dai 100 a 200 euro al mese. Poi se uno vuol prendere degli attici o cose bellissime, tu posso spendere 300-400 euro, 500 euro, ma proprio, cioè, capito? Quindi
dipende dalle zone, anche qui a Rio de Janeiro, che è una zona super affollata e super, super ricca per certi versi, o americanizzata. Se tu vai a Copacabana, tu spendi più come in Italia, o anche più. Se tu vai nelle zone anche più, tra virgolette, più lontane e più, e con mare più belli, e tu spendi anche molto meno. Benissimo, ti ringrazio. Altri allora, questa è la mia esperienza, chiaro. Questa è la mia esperienza. Sì. Grazie, poi grazie. Chiaramente è grande il Brasile. Grazie Nicola, va bene, direi che va bene così. No, grazie. Niente, no, qualsiasi cosa. Altre domande? Sì, se posso fare una domanda. Arrivando per esempio come pensionato, quindi prendendo la residenza, eccetera, eccetera, la situazione sanitaria, cioè se uno avesse bisogno di esami, ospedalizzazioni o altro, come funziona? Allora, qui c'è la polizza, sono le polizze sanitarie, sai, private. Ci sono tante aziende, tante assicurazioni, e la polizza è in linea di massima, poi uno dovrebbe farla privata. Io dico la verità, sono in buona salute per il momento, non c'ho ancora niente. Ci sono varie, molte opzioni, c'è addirittura anche una polizza sanitaria offerta dal governo tanzaniano, che costa abbastanza poco, credo che costi $200-300 all'anno addirittura. Però diciamo che il budget dovrebbe essere 6-700, con $600-700 si dovrebbe poter prendere all'anno, si dovrebbe poter prendere una buona polizza sanitaria che include anche le medicine. E per quello che mi hanno detto, le assicurazioni, diciamo, sono abbastanza serie. Dico questo perché in America invece non lo sono, non pagano mai, non vogliono mai pagare. E qui invece non ci sono particolarmente problemi, arrivi, presenti la tesserina, qualsiasi anche tipo di visita specialistica devi fare. Non sono dei super professionisti, però insomma vai dall'ospedale buono e ti curano benino, ecco, per quello che ho sentito io. L'unico problema sono le emergenze. Chiaro che se uno ha un'emergenza e ha bisogno di un intervento al cuore perché è avuto un infarto, una cosa così, bisogna un po' incrociare le dita, perché il livello non è magari il livello europeo, insomma americano. Anche se adesso ultimamente, con quello che si è visto succedere durante la pandemia, andare in ospedale, io preferisco essere ricoverato in Tanzania che magari trovarmi in un ospedale insomma, dove purtroppo sono successe anche delle cose abbastanza strane, soprattutto durante il periodo Covid. Insomma, immagino che abbiate capito a cosa mi riferisco. Quindi ecco, sì, funziona così. Uno può poi permettersi tranquillo, prende una polizza sanitaria, quella che vuole. Ci sono 4-5 possibilità diverse. Ho già fatto anche un piccolo studio, c'ho anche già dei preventivi, insomma, o magari più avanti la farò anch'io, ecco. Bene, grazie mille. Prego. Vorrei sapere, praticamente, essendo la Tanzania un paese del Commonwealth, sì, che garanzie ci sono che poi tutto non finisca a puttane come è successo in tutti i paesi del Commonwealth? La globalizzazione, sostanzialmente. No, ma guarda, la Tanzania faceva parte del Commonwealth quando era Tanganyika, adesso non fa più parte del Commonwealth, è un ex Commonwealth, capito? È un ex Commonwealth. Ora, io questa notizia non te la do certa al 100% perché non ne sono certo, però... non si può dire che la Tanzania faccia parte del Commonwealth, no, ha ottenuto l'indipendenza, è stato sovrano, ecco, capito? Avevo notizia di sì, ma anche noi ci fanno credere che siamo stati sovrani, soltanto nella carta, poi nella concretezza siamo stati assoggettati all'America e all'Inghilterra, quindi... cioè, io sapevo che la Tanzania era... Quello che ti posso dire io, quello che dici è vero, è verissimo, infatti è giustissimo che tu faccia questa considerazione, però quello che conta, quello che di fatto è successo, è che loro nel corso di questi 20-30 anni
proprio forse per le ragioni che si è trattato di una di un movimento comunista rivoluzionario di tipo marxista addirittura, hanno fatto preferibilmente business con la Cina e non hanno fatto quasi niente. Tutte le infrastrutture, tutti gli appalti sono in questo tradizionalmente sono stati fatti dai cinesi. Tutti gli appalti lo vincono i cinesi perché arrivano con dei progetti garantiti dal governo cinese, prima di tutto. Poi sono sudcoreani, in parte indiani, ma pochissimi, per esempio, perché gli italiani e gli europei sono spariti. Quindi tutto questo legame con la City di Londra, con il Commonwealth, io non lo vedo. In termini di business, sinceramente, non c'è. Quindi se non c'è il business... Fra l'altro ti dico una cosa molto particolare, la dico a tutti. Ho scoperto, non ne sono certo, ma sono certo al 95% perché ormai, come dico io, come si dice, no? Un indizio è un indizio, e due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi sono una prova. Probabilmente la Tanzania è ancora sotto trust, perché a Tanganyika, dopo la Seconda Guerra Mondiale, è stata messa con la Namibia e altri tre o quattro stati africani sotto trust. Infatti la Namibia è ancora sotto trust, cioè sotto questa protezione che ti dà il trust internazionale. Per cui tutti i beni che sono all'interno della Tanzania sono ancora, potrebbero, usiamo il condizionale, essere ancora sotto trust. E il trustee come figura è il presidente Magufuli. Infatti, quando disse per quello che riguardava il Covid no grazie, nessuno ha potuto fare niente, poi è morto in circostanze misteriose, appunto, non ha potuto nessuno fare niente, capito? Perché il presidente è quello che ha la parola in questo caso. Poi io, studiandomi il lending, le leggi sui lending, cioè sulle terre, ho scoperto che il presidente è il trustee del lending, quindi come vedi questa terminologia corrisponderebbe. Ecco, quindi diciamo anche in una configurazione diciamo, più generale, la Tanzania potrebbe essere proprio un caso a parte, e io spero che lo sia, perché se questo che dico è vero, probabilmente la Tanzania, qualsiasi cosa poi succeda a livello dell'Organizzazione Mondiale della Sanità o tutto quello che voleva, diciamo potrebbe avere un trattamento di riguardo, capito? Sì, comunque il fatto che ci sia questo gemellaggio con la Cina non è una garanzia di libertà, è una garanzia di sicurezza. La Cina è in prima linea nello schiavizzare le persone. In ogni caso il Commonwealth, cioè il New World Order sostanzialmente, è d'accordo con la Cina, anzi è lui che comanda anche la Cina. Cioè questa cosa dei BRICS, i BRICS non è altro che l'altra faccia della medaglia del New World Order, sostanzialmente. Così le persone si buttano nei BRICS pensando, no, di trovare un despota migliore, sostanzialmente è solo lo stesso despota con un nome diverso. Stefano, vedo che hai già capito tutto, perché tra l'altro i BRICS credo che siano stato fondato dalle banche americane a New York, i BRICS credo che sia stato fondato dalle banche americane a New York, quindi cioè poi, allora, se quindi posso, sono tutti collegati. Bravo Nicola, giustissimo quello che dite. Se mi date adesso 30 secondi per chiarire, è un punto molto importante, perché tutto quello che dite adesso è in un certo senso scritto, contemplato in questo libro della BIS. In effetti, quelli che contano non sono i politici che voi vedete all'interno dei BRICS, perché quelli sono politici, e i politici non sono a livello gerarchico, all'altezza, no? al livello che uno può immaginare. Sopra ci sono i governatori delle banche centrali. E guarda caso che tutti i governatori delle banche centrali dei rispettivi BRICS, no? Quindi Brasile, e chi c'è, Iran, Russia, Sudafrica e poi chi è quell'altro, India, fanno parte dell'inner circle, cioè fanno parte di quel circolo esclusivo.
esclusivo di banchieri che si radunano adesso, mi sembra di aver capito, ogni due mesi, ma prima si radunavano una volta al mese, e sono tutti parte dello stesso club. Qui non c'è assolutamente nessun astio, come giustamente diceva Nicole, BRICS non sono altro che l'altra faccia della stessa medaglia. Bravo Stefano, bravo Stefano, hai capito perfettamente come funzionano le cose. No, discorso dell'Africa, scusami, della Cina, te l'ho detto, non perché io veda nella Cina niente, il paese comunista, per carità di Dio, lasciamo perdere, ecco, però per giustificare che hanno più contatti commerciali con l'Oriente piuttosto che con l'Occidente. Tutto qua, ti voglio dire nient'altro. Altre domande? Ora io, se magari qualcuno vuole intervenire, io vi manderei un messaggino a tutti, un semplice messaggino, perché voi non mi potete scrivere. Allora vi mando, a chi non mi conosce, un messaggino veloce, così che se voi mi potete, volete poi riscrivermi, lo potete fare, eh? Allora, se qualcuno vuol fare anche un commento, una cosa su quello che ho detto, che abbiamo detto, va benissimo, benvenuto. Tanto io mando un messaggino, vi scrivo ciao, avete capito? Perché voi non mi potete scrivere, no? Così almeno ci avete il contatto. Molto interessante questo libro sulla BIS. Da quel libro lì, insomma, si capisce che i politici contano, insomma, quello che contano. Quelli che contano non si vedono quasi mai, giustamente.